Allora, questo pomeriggio parliamo del registro dei titolari effettivi. Questo modulo è un modulo alquanto particolare perché, devo dirvi, si sono creati notevoli problemi in merito a quella che è stata la pubblicazione di un recente decreto, il decreto 12 aprile del 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 93 del 20 aprile 2023, nel quale subito c'è stato il panico dell'adempimento, perché tutti pensavano che effettivamente fosse arrivato il momento di dover adoperarsi con il registro dei titolari effettivi. Ma cerchiamo di entrare un po' più nel merito della situazione per capire come dobbiamo operare con questo registro dei titolari effettivi. Allora, tanto per incominciare, e ancora prima di parlarvi di quello che è la prima comunicazione, il primo adempimento che deve essere portato avanti, vi dico che il decreto ministeriale 55 del 2022 ha introdotto ufficialmente il registro dei titolari effettivi e quindi si diceva che a partire dal 9 giugno del 2022 si sarebbero dovuti pubblicare una serie di decreti, per l'esattezza quattro decreti, che poi avrebbero dato il via dalla pubblicazione dell'ultimo decreto entro 60 giorni i professionisti, ma dico le aziende assoggettate alla normativa del registro dei titolari effettivi, avrebbero dovuto alimentare il registro per la prima volta. Ma che cosa succede? Succede che tutto tace, tutto si ferma sino al 12 aprile del 2023, quando viene pubblicato questo primo decreto, un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, così come si chiama oggi, che finalmente vara il primo dei quattro decreti che si sarebbero dovuti approvare. E parliamo di un decreto che riguarda esclusivamente l'approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che riguarda esclusivamente il registro delle imprese per poter andare a fare questo genere di comunicazione. Seguirà un secondo decreto, ma se mi chiedete le date e il momento in cui arriverà, ovviamente non avendo la sfera di cristallo, non vi posso dire come e quando. Però sappiate che siamo in attesa di un secondo decreto, che è un decreto che deve essere pubblicato di concerto a firma congiunta, quindi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che andrà a stabilire l'importo dei diritti di segreteria che si dovranno pagare perché queste pratiche saranno esenti da bollo. Poi arriverà addirittura un terzo decreto. E questo terzo decreto con il quale noi ci andremo a confrontare è un decreto che riguarda esclusivamente quello che sarà l'adozione del modello per il rilascio dei certificati e le copie anche in formato digitale, decreto che sarà esclusivamente di competenza del Ministero delle Imprese del Made in Italy. E poi, dopo questo terzo decreto, quindi noi per ora ce ne abbiamo uno solo, ma anche il secondo, ma anche il terzo, arriverà il decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo. Dalla data di pubblicazione di quest'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione. Quindi questo ci fa capire che ci vuole ancora del tempo. Quindi non posso dirvi i decreti verranno emanati nel giro di un giorno, 2 giorni, uno a distanza dall'altro. Ci vorranno i tempi tecnici che abitualmente i ministeri si prendono. Quindi ipotizziamo, stando già alla metà di maggio, che prima forse di settembre non ci saranno da fare questi adempimenti per le imprese. E allora vediamo che cosa deve essere fatto, perché ci vorrà una prima comunicazione che riguarda tutte le società di capitali,
i trust e le persone giuridiche private che sono già esistenti alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto e quindi dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto, tutte quelle imprese entro tutti quei soggetti obbligati entro 60 giorni dovranno alimentare il registro dei titolari effettivi con i propri dati. Le nuove imprese, le nuove costituzioni, i nuovi enti che nascono successivamente all'entrata in vigore del decreto avranno da quel momento in poi sempre 30 giorni dalla costituzione per ottemperare all'iscrizione. Attenzione, perché anche qui c'è una particolarità: si parla di 30 giorni dalla costituzione, non dall'iscrizione nel registro delle imprese, perché noi sappiamo che la costituzione può avvenire oggi 17 maggio, ma l'iscrizione nel registro delle imprese potrà avvenire il 22 o il 23 di maggio, quindi occhio alla data di costituzione per poter fare regolarmente l'adempimento. Cosa ci serve per fare questa prima comunicazione? Sicuramente la firma digitale, ma per quanto riguarda i legali rappresentanti delle società di capitali, sicuramente ce l'avranno, perché tutti gli adempimenti che vengono fatti con la loro firma digitale, in primis la trasmissione del bilancio di esercizio approvato al registro delle imprese, quindi almeno una volta all'anno questa firma digitale viene obbligatoriamente utilizzata, viene utilizzata per fare le variazioni presso il registro delle imprese. Per quei soggetti che sono persone giuridiche private oppure trust, bisogna che questi si muniscano di una firma digitale a nome di quello che è il loro rappresentante. Questa comunicazione viene resa sotto forma di autodichiarazione da parte dell'amministratore, quindi del legale rappresentante della società o della persona giuridica privata o del fiduciario per quanto riguarda i trust. È un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e quindi, qualora si fosse in presenza di dichiarazione mendace, ci possono essere le sanzioni di natura penale. Ma non c'è da compilare un modulo a parte, perché già nell'ambiente del registro dei titolari effettivi è presente questa dichiarazione, quindi quando noi compiliamo la pratica, la compiliamo sotto forma di autodichiarazione. Viene detto: non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri, ma non parliamo, così come vedete nella slide ho voluto precisare, non è possibile quindi conferire l'incarico dell'adempimento a un professionista, il quale potrà solo fare da intermediario per la trasmissione della pratica, il che significa che io intermediario delegato dal mio cliente, io non posso rilasciare l'autodichiarazione, perché quell'autodichiarazione deve essere firmata dall'amministratore con la firma digitale, quindi io la posso compilare. E questo è il senso. Quindi il consulente, il professionista che andrà a caricare la pratica sul registro dei titolari effettivi si preoccuperà semplicemente di inserire i dati, ma essendo un'autodichiarazione, la firma di questa autodichiarazione è resa dal legale rappresentante, quindi amministratore, fiduciario, presidente del direttivo, presidente del consiglio di amministrazione, e soprattutto al termine la pratica viene firmata sotto forma di distinta anche dal professionista, affinché possano essere eventualmente addebitati i diritti di segreteria, dei quali conosceremo poi gli importi. Se invece il soggetto cliente ha una sua area aperta su Telemaco e quindi lui può tranquillamente andare ad effettuare le operazioni autonomamente, perché ha un conto di ricarica collegato sull'ambiente del dire, perché la pratica viene fatta su dire per il tramite quindi del registro delle imprese, allora a quel punto potrà tranquillamente farsi la pratica da solo, firmarsela e non richiedere neanche l'intervento del terzo professionista esterno. Chi sono i soggetti obbligati a questa pratica? Imprese con personalità giuridica, quindi società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, società in accomandita per azioni. Le persone giuridiche private che devono iscriversi in quell'apposito registro che è previsto o dalla prefettura o dalla regione,
Stiamo parlando quindi di soggetti disciplinati, stiamo parlando di associazioni riconosciute, per esempio, che abbiano la personalità giuridica. E poi i trust e gli istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano. Chi firma digitalmente la comunicazione in generale? Per le società di capitali, l'organo amministrativo, quindi l'amministratore o il presidente del CDA, per le persone giuridiche private, può firmarla alternativamente il fondatore, i legali rappresentanti, gli amministratori, a seconda di chi ha la firma digitale o di chi si è dotato di questa firma digitale, per i trust e per gli istituti giuridici affini, i fiduciari, come vi dicevo, in apertura di questo nostro incontro. La comunicazione viene inviata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in base al luogo dove il soggetto obbligato alla iscrizione ha la propria sede legale e la pratica verrà canalizzata nell'apposita sezione. Le sezioni sono due. C'è una sezione autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, c'è una sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini. La sezione speciale è tale perché per poterla consultare ci vogliono delle autorizzazioni diverse rispetto alla sezione autonoma. Come si invia la comunicazione? La comunicazione deve essere inviata attraverso una comunicazione unica, tramite l'ambiente di compilazione DIRE o un software di terze parti, se fossimo in presenza di una software house che ci dà la possibilità di collegarci esternamente dopo aver effettuato la compilazione su un altro software e poi la trasmissione avviene comunque sul registro delle imprese competente per territorio. E la pratica viene fatta con un modello base che si chiama TE, titolari effettivi. Questo modello si usa solo per questo adempimento. Non può essere utilizzato per altri adempimenti nei confronti del registro delle imprese e non può essere destinato ad altri enti. Mi spiego meglio. Ipotizziamo che contestualmente alla comunicazione del titolare effettivo io debba fare una variazione societaria, voglio ampliare l'oggetto sociale e quindi sto anche comunicando all'Agenzia delle Entrate il nuovo codice attività. Questa pratica non può essere fatta contestualmente, io dovrò fare una pratica a parte solo per comunicare il titolare effettivo e un'altra pratica da fare sempre al registro delle imprese per comunicare la variazione, l'implementazione dell'attività con comunicazione agli altri enti, cioè all'Agenzia delle Entrate. Nella pratica devono essere indicate le informazioni su eventuali controinteressati alla consultazione o all'accesso. Questi controinteressati sono i soggetti che daranno l'autorizzazione, eventualmente in particolari casistiche specifiche, a poter consultare i dati del registro dei titolari effettivi. Vi dico in maniera così molto rapida, ci troviamo di fronte ad un minore, un interdetto, un inabilitato, un soggetto che ha l'amministratore di sostegno, quindi ci potrebbe essere il tutore, ci potrebbe essere l'amministratore di sostegno, che maschera la figura del titolare effettivo, perché il titolare effettivo è soggetto che viene tutelato dalla legge. Potremmo essere anche in presenza, per esempio, di soggetti che godono della protezione dello Stato e delle forze dell'ordine perché si sono manifestate delle particolari vicissitudini, quindi collaboratori di giustizia, ipotizziamo, che rivestono la carica di titolari effettivi, ma devono essere blindati, mascherati, il loro nome non deve venire fuori con una certa facilità. E quindi troveremo le informazioni sui controinteressati. Quindi se noi dovessimo andare a fare una consultazione su questa pratica o volessimo fare un accesso per fare delle modifiche, immediatamente il sistema ci blocca perché è stato comunicato che c'è un controinteressato, quindi deve essere prima informato il controinteressato che darà o meno l'accesso o la possibilità di consultare. Quindi è il controinteressato che dovrà dare questo genere di avvio. Il titolare effettivo non deve essere
comunicato con un modello diverso da quello che è il TE. Che cosa troveremo nella comunicazione? Tutto quello che vi ho inserito in questa slide, cioè i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi. Se siamo in presenza di imprese dotate di personalità giuridica, la motivazione per la quale lui è titolare effettivo, e sono quelle motivazioni che noi abbiamo visto nel modulo 2, per le persone giuridiche private, codice fiscale e anche nel caso di eventuali successive variazioni, denominazione dell'ente, sede legale e ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente, l'indirizzo di posta elettronica certificata. E per quanto riguarda i trust e gli istituti giuridici affini, oltre il codice fiscale, sarà necessario mettere la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine, data, luogo, estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico. Attenzione, perché qui devo fare delle precisazioni. Mentre per le imprese dotate di personalità giuridica, le società di capitali, le cooperative, i dati sono già presenti nel registro delle imprese, quindi ci basterà richiamare la partita IVA, il codice fiscale di quell'impresa e troveremo già tutto bello e compilato, andremo solo a compilare la parte relativa al titolare effettivo, quindi l'anagrafica della società è già bella e fatta. Invece per persone giuridiche private e trust e istituti giuridici affini non c'è precaricato il dato, perché sono soggetti che non si iscrivono obbligatoriamente al registro delle imprese, quindi non hanno proprio l'obbligo di farlo. Eventualmente potrebbero iscriversi a quello che si definisce il REA, il repertorio economico amministrativo, ma i due registri non sono collegati tra di loro. Quindi ogni volta che facciamo una pratica diversa dalle società di capitali, dobbiamo necessariamente reinserire tutti i dati che ci vengono richiesti dalla pratica stessa. Poi eventuale indicazione legato al controinteressato, quello che ci dicevamo prima, per limitare l'accesso, per bloccare addirittura l'accesso alle informazioni, e poi il tutto si conclude con la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legge per quelle che sono le dichiarazioni che vengono rese all'interno di questa pratica. Mi sono permesso di fare degli screenshot di come si fa la pratica, perché l'unica fonte attendibile che abbiamo trovato nel web è quella della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, che ha simulato una pratica dei titolari effettivi. Vedete, c'è proprio una sezione speciale proprio vicino all'iscrizione, variazione, bilancio, nell'ambito del DIRE. Questa è la piattaforma DIRE che viene utilizzata per fare questo genere di comunicazioni. Metteremo il pallino e vi dico, a questo punto parte anche il tempo relativo alla possibilità di inserire il codice che vedete per la presenza e quindi per validare i crediti formativi. Ricordatevi, inserite il codice 225 entro la scadenza del tempo che vedete scorrere in alto sulla sinistra dello schermo. Bene, l'ambiente di compilazione DIRE che cosa ci dice? Ci dice che se il soggetto è già iscritto al registro delle imprese, società di capitali, automaticamente lui andrà a pescare come destinazione della pratica la provincia della sede legale. Questa pratica ha una serie di campi che non possono essere compilati o modificati, e vi dirò di più, è una pratica che prevede la compilazione in modalità guidata ad adempimento. Quindi si attiveranno in automatico le compilazioni conseguenziali dei campi, quindi non potete voi scegliere se inserire o non inserire una parte, perché vi viene data di default. Non posso dire non ti preoccupare, non voglio andare avanti a quadri, ad adempimenti, so io quello che devo fare. Questa pratica non ci dà assolutamente questa possibilità. Sono ovviamente vincoli che sono stati imposti nel momento in cui hanno creato questo ambiente. Io ora vi sto facendo vedere quello che è il format iniziale della pratica per il registro delle imprese, ed è ciò che deriva da quel decreto di approvazione del modello digitale, fermo restando che qualora dovessero riscontrare che qualcosa non funziona
nell'ambito proprio di questo, della pratica stessa, sulla operatività della pratica, potranno fare poi delle modifiche tranquillamente. Poi c'è la sede destinataria della pratica e il tipo di pratica. Per i soggetti che non vengono iscritti al registro delle imprese, il trust, la persona giuridica privata, bisogna indicare a mano la sede legale, quindi la pratica va per destinazione dove vi è la sede legale. Se fossimo in presenza di trust costituiti all'estero, la Camera di Commercio, ovviamente destinataria, è sempre quella di Roma. Andiamo a compilare la parte relativa ai titolari effettivi. Guardate quello che succede, questa è la sezione delle società per azioni. Io devo andare ad inserire il nuovo titolare effettivo schiacciando sul tasto, metterò una serie di dati di natura anagrafica che vi faccio vedere nelle slide successive, ma comunque sia, vedete, questa è l'autocertificazione della quale vi parlavo in apertura di questo modulo, cioè il soggetto deve dichiarare in autocertificazione i dati che ha inserito all'interno di questa pratica. Per quanto riguarda invece le SRL, vedete, scattano dei suggerimenti. Il suggerimento è quello che vi dice come andare ad individuare il titolare effettivo. Per le SPA, però, stranamente, questo suggerimento non lo dà. Probabilmente con le modifiche che sono state attuate con il decreto del 12 aprile, forse qualche aggiustamento è stato apportato. E anche qui, come per le SPA, c'è la sezione per l'inserimento dei titolari effettivi e l'autodichiarazione. Che cosa troviamo invece per i trust? Ci sono le informazioni identificative. Vedete, ci chiede la data di costituzione, gli estremi della costituzione, e quindi dobbiamo poi andare ad inserire, dove ho messo quel riquadro celeste tutto a sinistra, dove c'è scritto scegli tra le opzioni, dobbiamo andare a cliccare non sulla sezione normale, quella sezione che viene utilizzata dalle società di capitali e dalle persone giuridiche private, ma quindi non la sezione autonoma, ma la sezione specifica per i trust. Andremo anche qui ad aprire poi titolari effettivi e autocertificazione per chiudere e blindare questo modulo. Vi voglio far vedere che cosa succede nel momento in cui io entro nelle varie maschere. Questa è la prima maschera. Quando io dico nuovo titolare effettivo, vale per tutte e tre le fattispecie, che sia la SPA, che sia la SRL, che sia il trust, ci richiede i dati anagrafici, la residenza, eventuale domicilio, e i requisiti e le caratteristiche per le quali quel soggetto è un titolare effettivo. Dati anagrafici, vedete, c'è già una scheda precompilata, ci dice materialmente, semplicemente, chi è, come si chiama, i dati di nascita, luogo di nascita. Stesso dicasi per la residenza, non abbiamo neanche da perderci un secondo in più su questa situazione. La cosa importante, invece, è il requisito. Quindi, quando apriremo la maschera dei requisiti, lui vi darà una serie di opzioni da scegliere che vi ho fatto vedere in questa finestra sottostante. Quindi io clicco sul menu a tendina e mi ritrovo queste situazioni. Vedete, partecipazione proprietà diretta superiore al 25% del capitale, partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale. Quindi ciò che ci siamo raccontati nel modulo secondo di come dovevamo andare ad identificare il titolare effettivo, lo andiamo semplicemente a riportare qui. E troviamo anche che ci sono i soggetti dotati di poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione, quando in ultima istanza non riusciamo ad individuare il titolare effettivo. Poi, una volta compilati i dati del titolare effettivo, arriviamo ai dati del dichiarante. Il dichiarante è il legale rappresentante, cioè colui dotato della firma digitale, o potrebbe essere il fondatore nel caso delle persone giuridiche private, o il fiduciario nel caso dei trust. Quindi metteremo i dati del dichiarante. Poi, stranamente, c'è questa sezione degli allegati, ma è una sezione bloccata.
Perché non si possono mettere degli allegati in questa pratica, non c'è da mettere nulla come allegato perché è un'autodichiarazione, tutta la pratica è un'autodichiarazione. E poi troveremo gli importi da dover andare a selezionare, ricordandoci che la pratica è sempre esente da bollo e il diritto di segreteria deve essere stabilito con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Facciamo un esempio e nel frattempo abbiamo il nostro tempo che scorre e quindi attenzione a quel codice che deve essere inserito. Ipotizziamo, siamo nell'ambiente di compilazione DIR, abbiamo già inserito tutti i dati, abbiamo inserito, ci sono già precompilati i dati della società, la sede legale, quindi la destinazione della pratica è già automatizzata, abbiamo inserito i dati anagrafici del titolare effettivo, ora dobbiamo capire che cosa andremo a selezionare come requisito del titolare effettivo dal menu a tendina che vi ho fatto vedere nelle slide precedenti. Allora, ipotizziamo di avere una società, la Alfa SRL, dove ci sono tre soci, persone fisiche, che hanno queste partecipazioni all'interno della società. Il socio A ha il 30%, il socio B il 30%, il socio C il 40%. Quindi andremo, secondo quella che è stata la lezione precedente che abbiamo fatto, a individuare chi sono i titolari effettivi. La norma dice tutti quei soggetti che hanno una proprietà diretta superiore al 25%, tutti hanno una proprietà diretta superiore al 25%, titolari effettivi saranno A, B e C. Quindi noi prenderemo questi tre soggetti, quindi vuol dire che per tre volte compileremo la sezione titolare effettivo cliccando sempre su quel tasto blu nuovo, quindi caricheremo i dati del primo, poi metteremo nuovo, secondo e terzo, ricordandoci che per ogni singolo titolare effettivo dobbiamo compilare tutto, quindi i dati anagrafici, la residenza e anche la tipologia di requisito. In questo caso specifico metteremo come tipologia TPD, proprietà diretta. Eccolo qui, vedete, partecipazione proprietà diretta superiore al 25% del capitale e quindi metteremo per tutti e tre i soci la medesima tipologia di requisito scelto dal menu a tendina. Guardiamo un altro esempio, abbiamo la Beta SRL, ci sono due persone fisiche al 30%. Entrambi sicuramente sono titolari effettivi per proprietà diretta e c'è una società che detiene il 40%. Se Delta SPA, immaginiamo, è posseduta all'80% da G, socio persona fisica, anche G diventa un titolare effettivo per proprietà indiretta. Quindi andremo ad inserire i soci A e B con il requisito TPD, scelto dal menu a tendina, mentre il socio G viene inserito con il requisito TPI. Ed ecco qui quelle che sono le scelte che vengono fatte dal menu a tendina. Facciamo un terzo esempio dove abbiamo addirittura cinque soci, abbiamo tutti e cinque i soci persone fisiche che non hanno più del 25%, quindi nessuno avrà la proprietà diretta. A questo punto, noi, vedendo che non ci sono neanche società, quindi non ci può essere neanche la proprietà indiretta, andremo ad inserire, eventualmente le alternative. Le alternative sono, la verifica se vi è o meno il controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, come ci siamo detti la volta scorsa, o il controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria, o l'esistenza di vincoli particolari, vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società. Se non vi fossero queste caratteristiche, automaticamente utilizziamo l'ultima situazione che è la residuale, cioè il titolare effettivo è in capo al soggetto che ha che è il legale rappresentante, quindi all'amministrazione, la direzione della società, anche eventualmente per delega.
Attenzione perché noi non ci limiteremo solo ad alimentare per la prima volta il registro dei titolari effettivi o ad iscrivere per la prima volta i soggetti obbligati entro 30 giorni da quando si costituiscono, ma qualora vi fossero variazioni dei dati e delle informazioni, sempre ed esclusivamente relativi al titolare effettivo, entro 30 giorni da quella variazione bisogna fare anche la comunicazione nel registro dei titolari effettivi. Faccio un esempio. Se abbiamo a che fare con due soci che hanno il 50% a testa di una società, sono tutti e due titolari effettivi. Uno dei due soci, che ha il 50%, vende le sue quote a due nuove persone e cede il 25% a uno e il 25% all'altro. A questo punto c'è una variazione, perché questo soggetto che cede le quote esce dalla società, non sarà più titolare effettivo, i due nuovi acquirenti non hanno più del 25%, non sono titolari effettivi, quindi rimane un solo titolare effettivo. Bisognerà fare la comunicazione di variazione. In più c'è da fare una comunicazione annuale di conferma dei dati, quindi i soggetti obbligati, che non sono i professionisti, ma poi alla fine lo faranno i professionisti, perché i clienti sappiamo perfettamente che le società clienti non hanno questa grande capacità di poter andare ad utilizzare l'informatica e il registro delle imprese. Bisognerà fare la conferma dei dati e delle informazioni annuali entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, se nel frattempo non sono intervenute variazioni. Sempre entro 12 mesi dalla data dell'ultima comunicazione di variazioni dati del titolare effettivo. E poi entro 12 mesi sempre dalla data dell'ultima conferma, questo quando si va poi a regime. Le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi parliamo esclusivamente delle società di capitali e delle cooperative, possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Quindi il consiglio che io do a tutti: noi faremo le pratiche, facciamo un'ipotesi a settembre 2023. La pratica scade, l'annualità, a settembre del 2024. Ipotizziamo 15 settembre 2023. I 12 mesi scadono il 15 settembre del 2024. Ma nel frattempo noi ad aprile avremo la trasmissione dei bilanci. Trasmissione che normalmente avviene nel mese di maggio, nei 30 giorni successivi alla approvazione del bilancio. Quindi vi consiglio, se siamo in presenza di soggetti che hanno la personalità giuridica, stiamo parlando di soggetti, società di capitali e cooperative, fate comunque la conferma dei dati quando andiamo contestualmente al deposito del bilancio, così eviteremo di tenere sotto controllo un'ulteriore scadenza di questi 12 mesi. C'è un obbligo. Qualora dovessimo riscontrare delle difformità nei dati del titolare effettivo, quindi il cliente viene, ci comunica chi è il titolare effettivo, ci rendiamo conto che quel titolare effettivo non è tale rispetto ai dati che sono presenti nel registro dei titolari effettivi, bisognerà fare una segnalazione in modalità telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente, sempre riguardo alla sede legale dell'entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze. Quindi può capitare che io mi accorga, il cliente viene, mi rilascia la dichiarazione del cliente nella quale mi dice chi sono i titolari effettivi, tiro una visura dal registro dei titolari effettivi, trovo la difformità. Quindi ci sono due cose qui: o il cliente mi ha dichiarato il falso, o il registro dei titolari effettivi non è correttamente aggiornato ed allineato. Io ho l'obbligo, quindi io che sto facendo questo riscontro come soggetto obbligato dalla normativa, e quindi come professionista, devo fare la segnalazione di difformità. Ora, qualcuno potrebbe dirmi: ma io chiamo il cliente e gli dico: fai la variazione prima ancora che io faccia questo riscontro. Vi dico, noi abbiamo l'obbligo di
di completare le operazioni legate al riscontro dei dati che ci vengono dichiarati dal cliente nei 30 giorni da quando ci è stato conferito l'incarico professionale. Tenete conto che nell'oggetto della segnalazione andremo a mettere nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica o domicilio, cittadinanza, codice fiscale. E poi andremo a dire dove abbiamo riscontrato la difformità. Altra segnalazione di difformità scatta se io consulto il registro dei titolari effettivi e non trovo niente, perché non è stata fatta la prima denuncia iniziale. Quindi, attenzione a queste situazioni. Non possono ovviamente formare oggetto di segnalazione le anomalie riscontrate in occasione dell'adeguata verifica di quei soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al registro dei titolari effettivi, vedasi ditte individuali, vedasi società di persone, associazioni non riconosciute, consorzi che non sono persone giuridiche. In tutti questi casi io non posso consultare il registro delle imprese. Attenzione perché comunque sia, se io tramite altri strumenti dovessi riscontrare che i dati che mi sono stati dichiarati, relativamente ai titolari effettivi non sono quelli, devo fare sempre una segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007. E attenzione perché proprio su quelle che sono le segnalazioni di operazioni sospette, sono stati pubblicati con provvedimento del 12 maggio del 2023, li trovate pubblicati sul sito dell'UIF, 34 nuovi indicatori di anomalia, 34 che non riguardano tutti i professionisti, una buona fetta sicuramente sì, la sezione A è quella che riguarda sicuramente i professionisti, nella sezione B dall'indicatore numero 9 sicuramente ha a che fare con i professionisti. Quindi attenzione, perché noi potremmo riscontrare la necessità di dover fare una segnalazione di operazione sospetta. Chi può consultare le segnalazioni di anomalia che noi facciamo alla Camera di Commercio perché i dati sono difformi? Tutti questi enti che vedete qui elencati e sui quali ovviamente non mi confermo, sono tutti quegli enti che ruotano intorno alla disciplina dell'antiriciclaggio. Anche in questo caso viene sempre garantito l'anonimato e la riservatezza del soggetto che effettua le segnalazioni di difformità dei dati sul titolare effettivo. Quindi è importante proteggere chi ha fatto questo genere di segnalazione. Quindi è importante temperare perché in mancanza c'è la sanzione per indebita violazione dell'anonimato, che viene punita con la reclusione da 2 a 6 anni, quindi mica poco. Chi può accedere alle informazioni presenti nel registro dei titolari effettivi? Beh, tutti ovviamente, gli enti, le entità che hanno il controllo dell'antiriciclaggio, e qui li troviamo tutti, il MEF, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Autorità Giudiziaria, Autorità Preposte al Contrasto dell'Evasione, quindi la Guardia di Finanza, per capirci, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, e poi i soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria. Quindi noi lo possiamo fare, però non abbiamo la disponibilità della libera consultazione di tutte le situazioni. L'accesso che noi richiederemo alle informazioni sulla titolarità effettiva, che cosa ci restituirà? Nome, cognome, mese e anno di nascita, non il giorno, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali lui è titolare effettivo. Quindi partecipazione diretta, indiretta, quella che sia. Tenete conto che i dati sulla titolarità effettiva che sono nella sezione autonoma del registro delle imprese possono essere da noi consultati, da noi professionisti, a richiesta senza limitazioni, se non vi sono i controinteressati dei quali vi parlavo prima.
In circostanze eccezionali l'accesso potrebbe essere escluso e qui vi riporto quella casistica di cui vi ho parlato prima, mi sono portato in più un po' avanti. Invece per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust le informazioni possono essere date esclusivamente ai soggetti legittimati all'accesso su richiesta motivata. E quindi bisognerà dire per quale motivo lo stiamo chiedendo. La Camera di Commercio valuterà la sussistenza dei presupposti. Come? Quando c'è un controinteressato, e quindi questo vale per la sezione autonoma e sempre nel caso dei trust, la Camera di Commercio trasmette la richiesta di accesso al controinteressato a mezzo PEC. Entro 10 giorni dalla ricezione, il controinteressato può trasmettere sempre a mezzo PEC una motivata opposizione. La Camera di Commercio valuterà caso per caso queste circostanze eccezionali che vengono rappresentate dal controinteressato e che quindi giustificano in tutto o in parte il diniego all'accesso. Attenzione, perché poi la Camera di Commercio ci andrà piano, perché se il controinteressato ha detto di no, è difficile che la Camera di Commercio dirà va bene, facciamolo comunque. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente a mezzo PEC entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. Tenete conto che se la Camera di Commercio non ci risponde nei 20 giorni, vuol dire che l'accesso è negato comunque, quindi la Camera di Commercio non ha neanche l'obbligo. Ma come devo fare io ad accreditarmi per la consultazione? Non c'è problema, abbiamo qui il sito, ovviamente le slide sono a vostra disposizione, quindi le potrete andare a riguardare con calma, ci si collega al sito e io farò la richiesta di accreditamento. Ovviamente si possono accreditare solo i soggetti obbligati, perché sapete che con la sentenza della Corte di Giustizia Europea relativamente a un caso scoppiato in Lussemburgo, la consultazione dei dati sulla titolarità effettiva non è più pubblica, perché per un momento stranamente la direttiva comunitaria aveva detto che la consultazione della sezione autonoma poteva essere effettuata da parte di chiunque, tranne se in presenza di un controinteressato. Fortunatamente hanno ripristinato la versione iniziale della direttiva, dove i dati sono consultabili ovviamente dagli operatori del settore. Quindi chi può andare a effettuare l'accreditamento? Accreditamento che anche questo avviene mediante autocertificazione su un modello telematico. Bisogna appartenere a una categoria prevista dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, i professionisti ci rientrano. Si inseriscono i dati identificativi, la PEC, e se invece fossimo in presenza di una società, una STP, una società tra professionisti, i dati del rappresentante legale. Andremo a mettere chi è l'autorità di vigilanza competente o in alternativa per gli iscritti negli ordini professionali l'organismo di autoregolamentazione, quindi il Consiglio Nazionale, e se del caso delle amministrazioni e degli organismi interessati, ma non è il caso dei professionisti. La finalità dell'utilizzo dei dati, quindi noi metteremo la consultazione per il riscontro dell'adeguata verifica, ai fini dell'adeguata verifica. Tenete conto che il tutto verrà fatto col form online, l'accreditamento è gratuito, valido per tutto il territorio nazionale e quindi io posso andare a consultare i titolari effettivi di qualsiasi Camera di Commercio. C'è solo un problema, che l'accreditamento vale 2 anni che decorrono dalla data del primo accreditamento e ogni 2 anni lo dobbiamo andare a rinnovare. Bisognerà inserire anche nell'area dell'accreditamento eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o addirittura se si cessa dallo status di soggetto obbligato, mi cancello dall'ordine professionale, ma questo genere di comunicazioni, modifiche o cessazione dello status di soggetto obbligato, devono essere comunicate entro 10 giorni da quando avviene la modifica. La consultazione sarà soggetta ovviamente a diritti di segreteria dei quali stiamo aspettando di conoscere l'importo. Quindi è come se fosse una visura camerale, un certificato camerale, non pago il bollo,
ma dovrò pagare dei diritti di consultazione, il che vi posso dire che è realmente seccante. I dati si potranno consultare col servizio ReVisual, con una visura blocco soci e titolari di diritti su quote e azioni o con una visura ordinaria. Abbiamo tre tipologie di strumenti che possiamo estrapolare dal registro dei titolari effettivi. Quali sono le sanzioni se io non ottempero? Si applica la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, quindi nel momento in cui si omette di eseguire denunce, nei termini prescritti ovviamente, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 103 euro a 1032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza iniziale, la sanzione è ridotta ad un terzo. Se superiamo i 30 giorni successivi alla scadenza, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo, quindi un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, il doppio del minimo. Quindi nel nostro caso sarà più favorevole il doppio del minimo, si pagheranno 206 euro se io vado ad effettuare la comunicazione oltre i 30 giorni dalla scadenza. Tenete conto che comunque sia c'è sempre per noi l'obbligo di segnalare le difformità quando andiamo ad effettuare la consultazione dei dati del registro dei titolari effettivi. Se noi non lo dovessimo fare perché il soggetto non si è astenuto dall'incarico, pur avendo riscontrato queste difformità nei dati dichiarati dal cliente e quelli presenti nel registro dei titolari effettivi, tenete conto che bisogna fare riferimento a quelle sanzioni che sono previste per la mancata segnalazione di operazione sospetta. L'autore delle condotte, quindi il professionista che non va a denunciare la difformità dei dati, prevede una sanzione che va da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Quindi chi comunica o chi non comunica prende una sanzione, per capirci, di 206 euro, il professionista prende almeno una sanzione di 4.000 euro, perché o un terzo del massimo, o la più favorevole, il doppio del minimo sono 4.000 euro. Benissimo, io ho completato la mia trattazione e eventualmente verifichiamo se ci sono delle domande, perché riusciamo ad avere ancora qualche minuto a disposizione.